Allora, amor, Dimmi. mi racconti questa giornata al lago? Sì. Bentornati amici o benvenuti in questo nuovo video di Italiano in 7 minuti. Per chi ci segue su YouTube, in questo nuovo episodio del podcast di Italiano in 7 minuti, per chi ci ascolta sul podcast. Oggi sono in un posto un po' particolare e la lezione del giorno sarà un po' diversa dal solito perché non farò nessuna lezione, ma vedrete il video di Francesca mentre parla al lago. In realtà oggi siamo a un altro lago, sempre a Trento, e questo si chiama Lago di Levico. E in realtà avrei voluto fare il video da quel posto lì, soltanto che non si può perché c'è un divieto, associazione bla bla bla, proprietà privata, divieto di accesso e d'attracco, quindi noi non possiamo entrare. Quindi volevo avvisarvi del fatto che la lezione sono un po' storti. E quindi volevo avvisarvi del fatto che la lezione di oggi è un po' diversa dal solito. Comunque sia, potete attivare i sottotitoli, scaricare la trascrizione e godervi il bellissimo panorama di alcune clip che vedrete durante il video e di alcune clip che vedrete alla fine del video. Sono un po' preoccupato e mi sto guardando intorno perché c'era una biscia fino a pochi secondi fa e non vorrei e spero che questa biscia non sia velenosa. Ho paura per i miei piedi. Come sempre spero che il video vi piaccia, che le vostre vacanze stiano andando bene, se siete in vacanza, se non siete in vacanza spero andiate presto in vacanza. Io sto facendo adesso le vacanze perché a luglio ed agosto non avrò vacanze. Yeah! A presto. Ciao. Fa molto freddo. Aia, aia. Il tempo di montagna, proprio la meteorologia della montagna è alquanto variabile. Tant'è vero che molto spesso può succedere di vedere, vedi, un cielo super chiaro e esattamente dall'altra parte un cielo super nuvoloso. Appunto perché siamo in montagna e in particolare a Trento siamo in una valle, quindi il Cos'è una tempo, valle? cos'è una valle? Allora, una valle è quello spazio, quella porzione di terra ricavata dall'incontro di due dorsi della montagna, si chiamano dorsi? Puoi dire anche tra due montagne, Sì, tra due montagne, ma non è due montagne, sono tra i due lati delle no? montagne. Si crea una valle che è proprio uno spazio piano, pur essendo in montagna, capito? Questi pesciolini ti piacciono E questi oppure laghi sono tutti laghi di origine vulcanica. Volevo anche dirvi che può essere che io e Francesca diciamo qualche cavolata, ma non pensavamo che diventasse una lezione di italiano, quindi può succedere. Scusateci in anticipo. Va bene. E questi Penso. pesciolini ti piacciono? Eh sì, questi sono delle specie particolari. Ci sono anche delle trote, hanno tutti i nomi particolari. Sei contenta che io sia qui a Trento? Sei contenta che io Sì. sia qui a Trento? Sì. Vorresti che ci trasferissimo qui tutti e due a No. Trento? Dove vorresti essere? A Lisbona. Vabbè, e quindi amo, la descrizione della giornata al lago è finita così. Quindi il tempo è molto variabile, quindi siamo arrivati che faceva caldissimo, sembrava un giorno di Ferragosto. E poi dopo è diventato freddissimo invece. E quindi adesso, infatti, vedi la pelle d'oca?
Senti, questo costume ti piace? No, però se piace a te, un giorno piacerà anche a me. Ti piace oppure no questo costume? No. Però se piace a te, è un po' da fricchettone, amore mio, ma tu non sei un fricchettone. Che significa fricchettone? Senti, che riflessione vuoi lasciare alla popolazione del lago? La natura del lago. Vorrei scadere nel banale e scontato. Vorresti? Vorrei. Mm. Tipo dire che bella la natura, la dobbiamo preservare, non dobbiamo inquinare, dobbiamo essere bravi. Ma queste sono tutte cose già sentite. Mo cerco di elaborare un pensiero un po' più... Ecco. E che cosa posso dire? Bisogna pagare il parcheggio. Bravo, amore mio. Dobbiamo pagare il parcheggio perché se non paghiamo il parcheggio, la manutenzione di questi posti poi va... stavo dicendo una parolaccia. Va in malora. La malora è un posto molto lontano. Tutto dritto a destra. Boh, non lo so. Senti, è bello stare negli spazi incontaminati, dai. Ai turisti consigli di venire qui oppure no? Certo che sì. Scegliete i giorni feriali, non quelli festivi, perché come vedete lo spazio è poco. E stare accalcati uno sull'altro si perde tutto il bello della natura e del touch with nature, come ci insegnava il nostro Wordsworth, il grande poeta. Questo non si chiama William Wordsworth? Sì, sì. E che cosa ha scritto questo poeta? Daffodils, la più famosa Daffodils. E che cos'è? The Renaissance, the English Renaissance. E di che parla? Lui parla di Daffodils, che sono una tipologia di fiori, uh-huh. Sono i... non mi viene in mente come si chiamano, e praticamente lui torna in questo posto due volte, una volta, o meglio, lui andava in questo posto quando era giovane con sua sorella, mm-hmm. E poi dopo quando ci ritorna, gli ritornano in mente tutte mm-hmm. quelle che erano le emozioni che provava all'epoca, mm-hmm. E quindi lui quando vede questi daffodils entra in contatto con la natura, mm-hmm. E riesce a trovare un modo per riprovare quelle stesse emozioni che prova quando è immerso nella natura, come siamo noi ora, mm-hmm. Giro a 360 gradi, grazie. Ebbene, lui riesce a riprovare e ricreare nella sua mente quelle stesse emozioni nel suo divano di casa, tant'è vero che l'ultima strofa della poesia parla proprio di come lui riesce a ritrovare nella sua mente, nei suoi ricordi, quelle stesse emozioni che aveva provato guardando quel campo di daffodils. Cosa pensi di questo 2020? Praticamente ho letto un articolo dove dicevano che la vera fine del mondo era nel 2021 e che la profezia Maya era stata interpretata male. Direi che ci siamo quasi vicini, dai. Tra l'invasione di cavallette, un coronavirus, poi che cos'altro è successo? È successo qualcos'altro pure a gennaio. Senti, ma quest'acqua non ti sembra un po' verde? No, è meravigliosa. Guarda, si vede tutto, è trasparentissimo. Mm. Vedi i miei piedini che ti stanno salutando? Basta. Vuoi dire qualcos'altro ai posteri? Ops, non cadere. Vuoi dire qualcos'altro alle generazioni future? Rispettate la natura, rispettatela. Cosa diresti a una persona... fai finta che... puoi lasciare un messaggio a una persona che è qui tra 100 anni, in quest'acqua. Mm. Cosa diresti a questa persona? Usate quello che lo sviluppo dell'uomo, della tecnologia, della società e di tutto quello che vuoi a vostro vantaggio e a favore della natura. Mm-hmm. Cioè per potenziare le potenzialità che però in realtà sono già infinite, comprese dalla natura stessa, no? Però allora utilizzate lo sviluppo, utilizzate la tecnologia, che se mo ne abbiamo assai, figurati fra 100 anni cosa sarà, ma usatela per rendere questo mondo migliore, non peggiore, perché noi, secondo me, siamo lì lì per renderlo peggiore. Mm. Questo è un bel pensiero.
Un bel pensiero, ma un po' Lo sai scontato. che c'è un libro che dice che noi esseri umani siamo così piccoli e infinitesimali che pensiamo di, con le nostre azioni di andare a rovinare la natura, ma in realtà noi siamo delle piccole sputacchiette, Eh sì. dei granelli, no? Eh Quindi la verità è che alla fine noi come esseri umani contiamo pochissimo. sì. Sì, però così Cioè, noi legittimi tutto. noi non è che legittimi tutto, noi esseri umani danneggiamo non la natura, ma danneggiamo le condizioni di vita favorevoli alla vita sulla terra per l'uomo, ma non danneggi la natura, E no? insomma, quando inizia a sradicare intere Ma foreste. le foreste ricrescono. Tu Ho quando capito, ma se sradichi. poi cementifichi, perché poi dopo diventano altre cose, Sì, sì, diventano fattorie intensive, sì, sì. non è che ricrescono, eh? Sì, ma tu così peggiori le condizioni di vita dell'uomo, non peggiori le condizioni della No, natura, non perché sono la natura prima o d'accordo. poi tornerà. Perché Eh sì, grazie, però. la natura è più Scusami, se i forte. ghiacciai in Antartide si stanno sciogliendo tutti, ci sono i poveri, non so, gli orsi che. E infatti tu, diminuendo la biodiversità, diminuisci le condizioni di variabilità per l'uomo stesso, no? Quindi tu, l'uomo, danneggi l'uomo, non danneggi la natura. Sì, è vero, cioè pensare che l'uomo possa incidere sulla natura è un'idea nostra, cioè Danneggia sulle condizioni di vita, sì, no? ma secondo me è un'idea che abbiamo che sta dentro la nostra megalomania, quando in realtà dovremmo cioè, renderci conto che non contiamo un cazzo, però... Oh, e non contiamo niente, però no, cioè se distruggiamo forte. Pensa che le risorse della terra sono già esaurite. Penso per la nostra annata sicuro, ma penso anche per quella dopo. Ma tu cosa pensi di Simone? Sei contenta che Simone Ho sia già venuto? detto tutto. Sei contenta che Simone sia venuto dalla Germania a Trento in treno per venirti a salutare, per venirti a dare i Un mese bacini? fa non ci avrei mai creduto. E perché non ci avresti mai creduto? Perché mi sentivo distante da te anni luce, ma non con il cuoricino, proprio fisicamente. Quando tu vorresti con tutta te stessa essere in un posto, eppure non puoi. Là proprio ti senti impotente. Questo periodo del coronavirus è stato difficile. Molto. È stato molto difficile. Però ci ha Fortificato. fortificati. La distanza spegne i fuochi piccoli e accende quelli grandi. Wow, vuoi che sia È una parte di una canzone. la frase finale di questo video? Chiudiamo? O vuoi dire qualcos'altro? No, tu, che vuoi dire tu? Ma io voglio dire che sei molto carina. Aspetta, aspetta, aspetta. Che sei molto carina, Francesca, che è bello vederti, sorridente. Togli il cappuccio che. Oh, e che sono molto contento di essere qui a Trento, in questo splendido lago. Che però il mare in Puglia è più bello. E quindi che spero di andare presto in Puglia e che spero che chi sta studiando la lingua italiana possa presto farsi una vacanza in Italia, in questi posti incredibili, oppure in Puglia, oppure da qualche altra parte. Sentiamo, ho deciso che il video dell'altro giorno diventerà una lezione di italiano. Sei contenta? No?
vergogno. Amo, lo sai cosa ho visto? Che a un certo punto dici in fondo a destra e indichi la sinistra. Ho un problema molto grave. Qual è la destra? Hai visto di nuovo? Sì, ho visto. Qual è la destra? Destra, sinistra. Bravissima. Derecha, izquierda. Bravissima, sì. E in portoghese? E ma, basta, derecha, ma, izquierda. Ma, basta. Eia. Questo era un bassotto arrabbiato. Quindi vuoi... Vuoi firmare la liberatoria per finire sui miei video? Cosa sono? I pesci? No, amo, sono i ragazzi che lanciano delle pietre. Ma stai registrando? Sì. Ciao, piccolino. Mi mancherai. Mi manchi già. Anche tu. La notte ti stringo forte perché non ti voglio abbandonare. Ciao amico, ti voglio bene, ti amo. Ora ritorno alla mia occupazione migliore, ciao. Ciao.